Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi, è lì, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua Diego, eccolo qua, ciao Alberto. Vieni, vieni vicino, vieni vicino a me Diego. Diego, vieni vicino a me. Hai fatto un buon viaggio, Diego? Sì, sì, da una settimana che sono qui. Sono con Salvatore Bagni che veramente mi sta ammazzando. Facciamo un applauso pure a Bagni, perché Bagni è stato un grande giocatore. Ed è stato, io credo di non svelare un segreto, uno dei tuoi principali collaboratori nella conquista degli scudetti, perché gli scudetti si chiamano Maradona. Insomma, no, parliamoci chiaro. Ma abbiamo vinto tutti, non è che... Io ho fatto qualcosa. Non fare immodesto adesso, tu sei il più mai, grande cacciatore di tutti i tempi, lo sai. Mai modesto, mai umile. No, no. Allora, io Diego ti ho riservato una clip perché voglio ricordare ai telespettatori chi era Diego Armando Maradona. Abbiamo preparato i tuoi gol più belli, insomma una cosa speciale, è un omaggio che ti faccio perché io ti debbo ringraziare pubblicamente. Hai accettato spontaneamente la mia offerta perché io dico sempre, e l'ho detto in tutti questi anni, quando tu hai giocato nel Napoli, veniva al processo, quando festeggiavamo i due scudetti del Napoli con questa trasmissione, ma anche quando hai smesso di giocare. Maradona è un uomo generosissimo con gli amici, è stato sempre generoso con gli amici, non ha mai tradito un amico. E siccome noi siamo amici, non ti copri, perché dico la verità, non lavo la faccia a nessuno perché non ho bisogno. Qui sono passate nelle mie trasmissioni Presidente della Repubblica, e tu lo sai. Però Diego Armando Maradona è stato un amico. Quando gli ho chiesto, ma perché non vieni con me in questa nuova trasmissione venerdì? Ci vengo tutti i venerdì, ed eccolo qui, di nuovo, facciamo un'altra applauso. Mi viene qualcuno, sì. Sei forte, Diego. Mi fa piacere che sei in forma. Allora, vediamo Maradona insieme. Un paio di minuti di grandi gol, di grandi momenti di Diego Armando Maradona.
il grande Diego, sei molto commosso, hai fatto delle grandissime cose, Diego. Ha avuto tanta fortuna anche. Tanto adesso non pare l'umile il modesto, il grande campione. Ma sempre modesto io no. No, ho avuto tanta fortuna di giocare con giocatori come Bagni, come Giordano, come Ciro Ferrara, tutti quanti che mi hanno fatto sentire sempre molto molto bene dentro del campo, dentro e fuori, perché veramente io sapevo che io avevo la comunicazione che dovevo avere con loro e eravamo una squadra... Però ti volevano bene tutti. Eravamo una squadra fortissima fuori del campo, che è quello difficile trovarlo oggi. Però tu l'avevi già dimostrato in Spagna, l'hai dimostrato con la nazionale argentina, che eri già Diego Armando Maradona. Sì, ma io però dico che la fortuna che hai avuto tu, secondo me, la fortuna di un campione che ha resistito per tanti anni. Questo ci vuole fortuna. A me dicono, tu hai fatto 23 anni, ci vuole fortuna a resistere. Perché voglio dire, ci vuole poco essere fuori. Arrivano tanti. Il tema è mantenersi tanto tempo. Noi abbiamo avuto fortuna e tutti quanti siamo qui, questa strana coppia ha avuto fortuna, Allora senti Diego, poi ti lascio un po' le domande dei colleghi. Io volevo fare con te un saluto a Napoli, tutta la città, i napoletani, sì, sì, che sono sparsi in Italia, in tutto il mondo, che ti hanno amato più di qualunque napoletano della storia di Napoli. Poi ne parleremo, sì, con Pasquale Squittieri, con tuo tifoso, famoso regista, sì, conosciuto, sì, da tutti. Ha detto, c'è Maradona, sì, voglio venire. Per carità, mi fa piacere. Eccolo è un qui. Regalo magnifico, mi ha fatto. Posso dire una cosa? Come no? Io questi gol ce li ho a casa tutti, è inutile dire. No? Noi abbiamo fatto un errore, noi napoletani, di cui ti chiediamo scusa. Ti abbiamo scambiato per un calciatore. Tu non sei un calciatore. Tu sei un genio dell'architettura. Io una volta ho scritto, quando si diceva che forse saresti venuto a Napoli come allenatore, io ho scritto, sbagliate tutto, lui è un genio. C'è un genio che trova la musica e diventa Mozart, un genio che trova i numeri e diventa Einstein. Tu hai trovato il pallone, perché? Perché tu hai creato architettonicamente gli spazi dove gli spazi non esistevano. Tu eri i tuoi gol, io ce li ho tu, sono impossibili. Cioè noi abbiamo dei grandissimi... Non ne ha fatto nessuno i gol suoi. Ecco, di Stefano, Pelé l'ha fatto di Potenza, ma un gol come quello con l'Inghilterra l'ha fatto solo lui. Su. Questa ricerca, cioè, secondo me, ogni volta che tu andavi in campo, non andavi per giocare una partita, giocavi per risolvere un'equazione a molto incognita. E quindi tu per me sei un genio della trigonometria. Ti abbiamo scambiato per un calciatore. Una volta l'avvocato Agnelli, in Senato, mi disse... Voi napoletani, con Maradona, avevate una Ferrari e l'avete trattata come una 500. Cioè, noi napoletani abbiamo fatto molti errori con te. Napoletani l'hanno amato. No, ma perché l'amore ha sbagliato, è facile, qualche personaggio, è facile con Maradona. Ma la di una gente, donna no? Bellissima, è facile innamorarsi di un genio. E l'amore è fatto anche di fatti. E noi abbiamo visto che in certe situazioni Maradona è stato tradito da noi napoletani. Io volevo ricordare, tu hai parlato dell'avvocato Agnelli, in una trasmissione del processo del lunedì, quando io lo facevo in Rai, Maradona era vicino a me a Napoli e io avevo da New York l'avvocato Agnelli. Appena cominciata la trasmissione, avevo appena presentato gli ospiti, ha detto, mi lasci parlare un attimo con Maradona, perché questo è stato il mio sogno mancato, perché lo dovevamo prendere noi. Esatto. Poi il Napoli ce l'ha tolto. Maradona è, anche se in maglia napoletana e non bianconera della Juventus, il più grande calciatore del mondo di tutti i tempi. E lo dico in tutta sincerità. Questo ha detto Gianni Agnelli, che io voglio ricordare per la sua sportività. Anch'io voglio ricordarlo all'avvocato, perché con me è stato gentilissimo e sicuramente era l'uomo più forte d'Italia, questo non lo dico solo io. Però io dovevo venire alla Juve e in quel momento si è fatto un casino qui con la Fiat e ha dovuto cacciare 5.000 persone. E allora sembrava che fosse un lusso che non si poteva permettere. Mi ha detto, di aspettare. Io, va bene, se no mi prendo adesso, mi prenderanno dopo. E dopo è arrivato il Barcellona e sono andato a Barcellona. Dopo il Barcellona sono venuto a Napoli, alla grande sfida della mia vita, perché la Spagna stava nel Barcellona, ero tranquillo, però non avevo la voglia che
che ho avuto nel Napoli, perché è una sfida differente, anche perché in Spagna non ho potuto giocare un campionato prima per l'epatite, dopo per l'infortunio con il Cocea. Il Napoli in Italia è stata una grandissima sfida che mi sa che abbiamo vinto, perché darle un campionato, io parlo sempre del primo campionato, no? A darle un campionato alla gente di Napoli come 5 della Juve, 5 dell'Inter. Perché tu hai colmato un'anomalia mondiale, perché Napoli, la città, una delle città più belle del mondo, più conosciute del mondo, più amate del mondo, non aveva vinto mai uno scudetto nella sua storia. È arrivata Maradona e ne ha vinti due, questa è storia. Quindi è chiaro che i napoletani lo adorano, hanno ragione. Allora Diego, io ti faccio un'ultima domanda, poi ci pensano un po' i colleghi, naturalmente tutti vogliono parlare con te e tu sei disponibile come hai già dimostrato. Si parla sempre dell'erede di Maradona, chi può essere? Adesso c'è Beckham, poi prima c'era Platini, poi c'era quest'altro, quello c'era... Insomma, tu chi vedi come un giocatore? Io non vedo nessuno, te lo dico subito, però... Un giocatore che possa dirci il novello Maradona. L'ha semplificato tutto. No, è per me, io sono giornalista. Io dico, possiamo clonare, si può clonare. Si può clonare, adesso si può clonare. Cioè, chi tu stimi di più oggi al mondo come giocatore? Non che ti rassomigli, che possa essere un giocatore che si stacca sugli altri. Credo che ogni giocatore ha la sua personalità e non credo che io mi devo sembrare un altro o Totti o Raul o... E qui siamo a Roma, si ha parlato di Totti. Totti è un idolo ed è un campionissimo. Io ho parlato con la radio di Roma e dicevano che Beckham c'ha un piede buonissimo. Io ho detto sì, c'ha un piede, c'ha due, però uno che era molto bene alla palla. Io le dicevo che anche Totti aveva un piede incredibile e non si parla tanto di lui, però credo che ognuno ha la sua personalità, tanto Beckham come Totti, come Del Piero, hanno la sua personalità e non credo che neanche loro vogliono essere... Ora faccio una domanda difficile, poi giuro che ti lascio ai colleghi. Del Piero e Totti, chi ti piace di più? Come gusto personale. Perché devo lasciare uno fuori? Io lo posso avere come allenatore immaginario tutti e due nella mia squadra. Tutti e due, un monito per Trapattone che non li mettevo. Sapiglia Cobello, vuoi fare una domanda a Diego? Prendendo spunto anche da lei. Poi anche dalla stampa di Torino, mi raccomando, e da Ravezzani e Soldati. Prendendo spunto anche dalle immagini straordinarie che abbiamo visto, Maradona non cadeva mai e non simulava mai, nonostante le entrate non fossero certo generose. Allora la domanda si riallaccia al sondaggio che Aldo ha lanciato poc'anzi. Secondo lei, i grandi giocatori vengono o non vengono tutelati dagli arbitri nel campionato italiano? Vieri è stato molto chiaro dopo la prima partita del campionato. A me non ho troppo. E tra l'altro rischia anche di non giocare. Sono totalmente domani. D'accordo con Vieri. Sono totalmente d'accordo con tutti i giocatori che vogliono far divertire la gente che va allo stadio e non possono perché ci sta qualche difensore che pega troppo, però io dico che molte volte è la colpa degli arbitri. Baldas, se sta chiamando noi, c'è il coraggio. Lo dico con tutto il rispetto che tengo per Baldas e per tanti arbitri, non tanti, però mi sembra che il gioco del calcio è in avanti, non indietro come fanno i difensori. Sì, avrà qualche difensore che gioca al calcio rispetto al calcio, però il 90% escono al campo con voglia di picchiare. E questo menano come Fabbri, diceva Pieri, meno forte. No, è vero. Io ho visto l'altro giorno, io lo conoscevo a Materassi, non lo conoscevo neanche a Vilica. Do due nomi perché sono questi che stanno nell'occhio del ciclone, però credo che anche a loro le farà molto bene tutta questa polemica, perché sicuramente guarderanno di più al pallone che al giocatore. E dopo che io le dico che con l'esperienza che ho con la palla di fronte o con i piedi si divertono di più che picchiare, veramente. Anche perché la gente va a vedere a loro giocare il calcio, non a picchiare. Ecco, adesso tu hai citato Baldas che sta qui, ma Baldas ti ha arbitrato diverse partite.
come ti ha arbitrato? Perché vedo che fai l'occhio. No, diglielo, diglielo, perché nelle mie trasmissioni si parla senza sottintesi. No, è stato qualche volta bene e qualche volta orribile, però. Hai consentito che gli menassero, no, questo è fatto. No, se mi consenti, Aldo, io vorrei dire una cosa. A parte che veramente è un grande piacere per me ritrovare Diego dopo tantissimi anni. È un piacere anni. Per tutti gli italiani. Io sono uno dei fortunati, cioè faccio parte di quelli che hanno avuto la fortuna di stare in mezzo al campo quando lui giocava con il Napoli. Ho visto fare cross con il colpo di tacco, come abbiamo visto prima. Sì. Sono stato arbitro, Diego se lo ricorderà, in un Napoli-Fiorentina, quando Baggio ha fatto un gol quasi come quello che ha fatto Diego ai mondiali, partendo dalla difesa. Quasi? Quasi, no, quasi, sicuramente. E Diego era in panchina quel giorno. Cioè, al di là di episodi che poi sicuramente Diego ricorderà, in cui mi sono trovato male, nel senso che avrò commesso degli errori, come capita spesso. Un arbitro che li riconosce. Però lui fa così, ha ragione. Tutti possiamo sbagliare. No, ma hai ragione, Diego. Però gli arbitri lo fanno spesso. Però tu i gol non l'hai mai sbagliato. Allora, Torino, la stampa voleva parlare, poi c'è Teutino e Ravezzani. Sì, esatto, infatti anche da Torino un forte abbraccio a Diego Armando Maradona, questo grande campione. Un saluto in particolare da parte di Bruno Bernardi, che da sempre lo conosce. Ciao, Bruno. Un abbraccio a tutti. Ciao. Senti, Diego, come diceva giustamente Squittieri, tu sei un genio del calcio, ma sei anche di carne e ossa, e qualcuno queste ossa le ha rotte, ma non in Italia, in Spagna, con i Ceucea 20 anni fa, abbondanti, ti ruppe una gamba. Quindi il calcio violento, il calcio duro è sempre stata una malattia, ecco, del calcio stesso. Io credo che però in Italia, dove si dice che il calcio è più duro che altrove, sia meno che in altre parti. Sì, sono d'accordo con te. Ma non è questo che ti volevo chiedere. La cosa che vorrei da te è, se hai visto Juventus e Milan nella finale di Manchester, qual è la squadra che secondo te ha più gli ingredienti del calcio spettacolo, che si avvicina al tuo DNA? Guarda, Bruno, io ti saluto, saluto anche a quelli che stanno vicino a te. Credo che il calcio sempre ha esistito, il gioco duro, ma non si può confondere un gioco di uomini con un gioco durissimo, uscire a mandare all'avversario allo spogliatoio. Questo è confondere il calcio con la box. Scusa, però gli inglesi che hanno creato il gioco del calcio sono duri, ti ricordi? Style, sono duri, ma sono corretti. Che cos'era style? Adesso vedremo la superiore, perché io se il gol che ho fatto con l'Inghilterra, faccio la stessa cosa con l'Uruguay, non lo facevo, mi ammassavano a metà campo. Per quello devo rispettare agli inglesi, anche se non li voglio. Però con la domanda che mi ha fatto Bruno, io credo che non si può giocare tan mal in una finale di Coppa dei Campioni come l'hanno fatto il Milan e la Juventus. Sicuramente non si farà mai più una finale così brutta. Però io sempre difendo i giocatori. Tutte e due le squadre sono venute di una stagione molto, molto dura. Era previsibile che si giocasse male, perché tutte e due le squadre italiane sempre hanno paura di che l'Italia dopo dica che ha vinto uno, ha vinto l'altro. Siccome hanno fatto un pareggio, era tutta l'Italia tranquilla. Quello della Juventus, all'altro giorno diceva, però hanno vinto ai rigori. Ai rigori, e questo un pochettino le salva. Esatto. Il Milan ha detto, anche se ai rigori abbiamo vinto la Coppa, tutto felice e contento. La Juve ha detto, abbiamo preso il rigore. Però quello che fa male è la paura o la tranquillità di tutte e due le squadre, di tutti e due i tecnici, di non andare alla porta contraria, perché si è giocato
un calcio molto molto brutto, con giocatori che sanno giocare. Sì. Questo è il... Però avevano paura tutti e due, si usciva da una grande stagione. Però, sai, io non credo che nessun tecnico al mondo le faccia giocare male o le dica giochi indietro, no. Per quello io dico con tutta sincerità che è stato brutta, perché giocatori che sanno giocare il calcio che non andavano in avanti. Questo mi ha sorpreso, anche perché una finale la vogliono vincere tutti quanti. E questo vi dimostra come Diego Armando Maradona segue il calcio, perché quando lo avremo da Cuba, io spero che l'abbiamo più volte in Italia, così mi ha promesso, quindi sono felice. Però anche quando l'avremo sia in Italia che da Cuba, lui segue sempre per satellite tutti i campionati e seguirà particolarmente il campionato. Allora, fatto un piccolo test, è preparatissimo. Diego Armando Maradona. Allora vorrei sentire Gianfranco Totino, poi Rapezzani. E poi andiamo a vedere, a sentire le dichiarazioni di ieri messe a confronto con quelle di Trapattoni, anche per orientare il televoto per i nostri telespettatori. Daremo la parola a Pellacani, il quale ci farà una super moviola, i vecchi episodi, ci fa capire quello che dice Maradona. Una cosa è il calcio maschio, il calcio virile, persino degli inglesi che lui non ama, e una cosa sono le botte a tradimento, i calcioni proprio che fanno male. Sì, infatti c'è una bella differenza. Io... tra l'altro sono d'accordo con Diego sulla qualità della finale di Champions League, è stata veramente scarsa, no? E purtroppo invece non sono d'accordo su un fatto: secondo me in Italia qualche allenatore che dice è stato indietro c'è, non è vero che non ci sono, ogni tanto qualcuno lo si trova. Ecco, però quello che mi interessa anche che bomba contro Trapattoni di Diego Belli. No, quello però che mi interessava capire, siccome tu hai giocato moltissimo in Italia e un poco anche in Spagna, no? Ed è vero quello che diceva Bruno Bernardi, che poi in realtà l'incidente più grave l'hai avuto in Spagna, allora, quello di Guicocce, eccetera. In genere si dice il campionato spagnolo è più bello di quello italiano, ma il campionato italiano è molto più difficile. Tu ti riconosci in questa definizione o ti sembra un po' uno stereotipo da... Ma sai, il calcio spagnolo ha vinto perché si è portato Ronaldo. Il calcio italiano dice che ha vinto perché tutte e due le squadre italiane sono andate in finale di Coppa dei Campioni, però credo che ognuno ha la sua bellezza. Io ho giocato molto di più nel calcio italiano e mi piace più il calcio italiano, perché il calcio spagnolo mi hanno rotto la caviglia, ho avuto dei problemi. Poi diciamo la verità, sono solo due o tre grandi squadre, poi il resto è mediocrità, insomma, quasi. Se guarda, qui sono tutte forti. Vedi del primo al quinto ci sono 20 punti. 20, appunto. Così diventa dura, anche perché ci sono questo delle sta squadre... diventando così un po' anche in Italia, ci sono 5 squadre e poi le altre altro che a 20 sono a 30, devo, 40 devo, no, visto no, Chievo, no, vicino, visto no, Chievo, no, Chievo, no, Chievo, sì, ma deve venire fuori qualche sorpresa, però sempre sono storicamente ci sono le squadre che sempre abbiamo visto, hanno pure più quattrine, più organizzazione, più tradizioni, sì. Rapezzani, una domanda per cortesia. Sì, beh, innanzitutto buonasera Maradona. Io non ho avuto la fortuna di lavorare vicino a Maradona, perché ero a Torino in quel periodo. Devo dire che però tutti i giocatori del Napoli che ho avuto modo di conoscere parlano di lui come di una persona straordinaria, e questo mi ha molto colpito, perché così vedendo da distante magari si poteva anche immaginare un Maradona fenomeno che tenesse un po' le distanze. Invece di lui hanno detto delle cose fantastiche, quindi credo che l'uomo sia... pari al calciatore, questo per esperienza mediata. Un'altra cosa, e subito la domanda: ho visto Maradona giocare l'ultima partita a Torino, credo fosse il 91 se non sbaglio, il 92, non ricordo bene, era un Maradona ormai che si muoveva poco nel campo, eppure era un giocatore immenso, ricordo proprio anche il pubblico che pure non vedeva più il Maradona al meglio delle sue qualità atletiche, straordinariamente ammirato da questo giocatore. La domanda è questa, Diego. Tu hai sempre avuto molto rispetto per il Napoli, sei stato forse l'unico dei grandi giocatori che non ha mai fatto discorsi molto antipatici come fanno in tanti. Se avessi una squadra degna di me a questo punto vorrei giocare, una squadra che mira molto in alto. Tu sei stato molto rispettoso anche in questo, però te lo chiedo adesso, quando ormai sono passati tanti anni: se avessi potuto scegliere una squadra dove giocare a parte il Napoli per esaltare ancora di più e vincere ancora di più, quale avresti scelto? È difficile perché uno sceglie un'altra squadra, come dice lei, nel sogno. Non c'è una squadra come tifo come il Napoli. Non c'è, non c'è,
solamente c'è una sola che c'è in Argentina, che è il Boca Junior, che è diversa. Lui voleva Napoli, perché il Napoli, sì, ma, io sta devo dire, Maradona come Maradona sta a Napoli. Io devo dire che c'ho un grandissimo rimpianto, prima l'ho detto, per la Juve, con la Juve dell'avvocato che mi è andato a prendere, dopo è successo quello degli operai e non me l'ho potuto prendere. Dopo con il Milan, che ho parlato con Berlusconi, e dopo Ferlaino si è messo d'accordo con me, dopo mi ha rubato tutto, però prima mi ha dato il contratto che volevo io. Allora, lui è la squadra, cioè non ha bisogno di essere del Milan o del Napoli o di un'altra cosa. Armando Maradona è la squadra. La forza del Napoli di quegli anni era Maradona negli spogliatoi, lo spogliatoio, come giustamente dice il nostro amico. Cioè era i calciatori che giocavano con lui, lo adoravano. Questo è successo pochissime volte. Perché il campione che li faceva vincere. No, momento. Per esempio non è successo con Ronaldo all'Inter, non è successo con Ronaldo e Maradona. Ecco, no, voglio dire, è molto raro, è raro che lo spogliatoio, i giocatori amino questo. Ma quindi loro giocavano per lui, capito? Cioè, avevamo un rapporto di rispetto. Sia il Napoli, sia la Juve, sia la cosa è ancora più sorprendente e più squadra, anche perché lui poi era un giocatore un po' indisciplinato, no? Cioè non sempre rispettava tutte le regole della squadra, eppure gli altri compagni amavano lo stesso. Sì, ma però io ero disciplinato con i dirigenti, non con i miei compagni. Con i compagni. Vabbè, io ho amato sempre i compagni. Io posso essere testimone.